Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal profumo di scrittura creativa. È più importante in un racconto o in un libro di Ardisci Fin i personaggi, la trama, la tecnologia o gli ambienti? Ecco, un po' tutti quelli che ronzano nella scrittura creativa, applicando il format del viaggio dell'eroe, quasi certamente vi diranno che uno, contano sempre per primi i personaggi, poi conta la trama, che deve essere appassionante ed emozionante. Tutto il resto, ossia la tecnologia e le location, hanno obiettivamente poca importanza. Facendo un remix o permutazione della storia composta da personaggi e trama, ecco, questa può essere trapiantata agevolmente, un po' ovunque si voglia. Questa idea della clonatura delle storie vale se applicate il format del viaggio dell'eroe, che ronza intorno all'etichetta della fantascienza probabilmente risponderà che contano in primis i personaggi. Poscia conta la trama, poi però ha un qualche ruolo anche la tecnologia. È indifferente a dire il vero che la tecnologia sia una tecnologia plausibile oppure sia una tecnologia magica come una black box, tanto nella fantascienza di lungo periodo la tecnologia è il ruolo dell'espediente letterario. Anche in questo caso le location nella storia continuano ad avere poca importanza. La storia di fantascienza di lungo periodo può essere trapiantata un po' ovunque si vuole, da un pianeta ad una luna boscosa oppure su un pianeta gelato, ecco, tanto basta adattarla con espedienti letterari usando la tecnologia black box. La cosa è diversa, molto diversa, per Ardisci Fin, in cui la trama, i personaggi, le location e la tecnologia hanno pari peso. Inoltre non c'è soltanto il format del viaggio dell'eroe, che peraltro questo pattern rende tante storie diverse sempre tutte uguali e sinceramente monotone. C'è anche altro. Si pensa ad esempio al Case of Study di Odissea nello spazio, il libro e il film. Personaggi sono importanti, ma non sono il centro della storia. Infatti non c'è un vero ed unico protagonista nella vicenda. L'astronauta Bowman e il mitico Hal 9000 hanno un ruolo di coprotagonisti nella terza parte, ma nella prima e seconda parte non c'è un protagonista principale e non c'è nessun pattern del viaggio dell'eroe nel libro e nel film. Anche nel film Kubrick non usò attori di primissimo piano, solitamente impiegati per interpretare l'eroe o l'antagonista di turno, ma nel cast di Odissea 2001 nello spazio possiamo dire che ci furono tutte facce sconosciute al pubblico. Le location in 2001 Odissea nello spazio sono indubbiamente importanti nella trama e vi impattano in modo importante. Sulla Terra, ancora prima dell'età della pietra, non poteva che esserci in un'ambientazione generica che attingesse alla memoria collettiva del telespettatore, perché non si poteva porre la prima parte del film dentro una foresta amazzonica oppure in una steppa o in una taiga. La scienza dice che i primi ominidi scesero dagli alberi e vivevano nella savana secca. L'artefatto nascosto sottoterra sulla Luna, che forse, chissà, poteva stare lì per monitorare ad esempio le emissioni radio della Terra. Ecco, non poteva essere collocato sulle montagne dell'Himalaya o al Polo Sud, per quanto la radice di fantascienza ebbe a nascere proprio sulle montagne dell'Himalaya. Ecco, quello che accade sull'astronave del Discovery
poteva accadere solo sull'astronave in un lungo viaggio spaziale, quindi non poteva accadere sulla base lunare oppure a cavallo di una scopa volante. La tecnologia in Odissea nello spazio predomina, la si vede ovunque nel libro e nel film. Tuttavia non opprime il lettore con tecnologia black box che come pozioni magiche induce svolte improvvise nella favola. La tecnologia ha dei limiti. L'astronauta a cui Hal taglia il tubo dell'ossigeno poi muore. Le comunicazioni radio da Giove alla Terra hanno una latenza temporale a causa della distanza. La stazione spaziale su cui attracca lo scienziato per far tappa dalla Terra alla Luna, la gravità artificiale creata con l'accelerazione angolare prodotta dalla rotazione della stazione spaziale. Sul traghetto Terra-stazione spaziale c'è gravità zero e non c'è la gravità artificiale. Non si sa bene creata come ad esempio sul ponte dell'Enterprise di Star Trek. Ecco, la tecnologia in 2001, Odissea nello spazio, è una tecnologia sicuramente un po' più distante da quella attuale dell'uomo, ma non è così tanto distante ed immaginifica da apparire fisicamente implausibile, oppure immaginifica e fisicamente incomprensibile, come una black box a cristalli di dilitio oppure una bacchetta magica di Harry Potter. La trama in Odissea nello spazio è di pari importanza, tanto quanto gli altri fattori. Infatti la trama è obiettivamente di difficile decriptazione e comprensione per il lettore, che deve lucubrare e speculare con il proprio cervello per dare un senso compiuto ai quattro atti. Non c'è il format del viaggio dell'eroe. I quattro atti sono slegati tra loro. Il lettore e telespettatore è costretto a riordinare la storia secondo i suoi criteri, speculando sulle ragioni della presenza del monolite nero, che è il filo conduttore all'interno dei quattro atti, anche quando non si vede. E non si capisce se sia una sonda aliena che crea mondi abitabili oppure rappresenti la razionalizzazione geometrica del dio delle religioni terrestri. Ecco, questo lungo pippone cervellotico per dire che se applicherete sempre il format del viaggio dell'eroe sarà facile costruire una trama e i personaggi, ma quello che produrrete non sarà mai qualcosa di non ancora detto in hard sci-fi. Se invece eviterete di applicare il noioso format del viaggio dell'eroe, ma ad esempio applicherete il format di 2001 di Odissea nello spazio, quattro atti, montaggio per cut, pari peso a personaggi, trama, location, tecnologia, senza che nessuno di questi quattro fattori sia predominante sugli altri. Ecco, allora a mio avviso, forse, applicando appunto questo format, avrete la possibilità di elaborare qualcosa di non ancora detto in hard sci-fi. Per questa puntata è tutto, un saluto, alla prossima, ciao!